Bentornato sul canale per una nuova presentazione. Oggi andiamo a scoprire un giradischi, un Pioneer PLX50. Con questo giradischi di Pioneer siamo agli inizi degli anni 80 e si trattava di un apparecchio che andava a completare le serie MIDI di Pioneer dell'epoca. Queste serie comprendevano amplificatori, registratori a cassette, poi nel 1984 anche un lettore CD, tuner, equalizzatori, ed era una serie alquanto particolare perché in Giappone veniva commercializzata con lo pseudonimo di Private, mentre invece in Europa non aveva un suo nome definito. Era un apparecchio comunque di classe, perché all'epoca i componenti MIDI di ridotte dimensioni quindi non erano proprio così diffusi e anche abbastanza costosi. Questo oltretutto è un apparecchio dalle dimensioni veramente compatte, da chiuso, perché adesso lo vedete in riproduzione, quindi col disco inserito e il cassetto estratto, da chiuso ha delle misure di soli 32 cm di larghezza e 21 di profondità, un'altezza di 9 cm e sarebbe anche impilabile sotto agli altri apparecchi della stessa serie, se comunque tendenzialmente si utilizzava sulla posizione finale in cima. È un giradischi a cinghia, completamente automatico, quindi anche la possibilità di inserire la ripetizione a fine disco, quindi una riproduzione ipoteticamente infinita dello stesso lato ovviamente del disco, e può riprodurre vinili di formato 33 giri, 45 giri e ovviamente i classici 12 pollici o i 7 pollici. Ma andiamo adesso a scoprirlo un po' più da vicino. Come vedete, si tratta di un giradischi dalle dimensioni veramente contenute. Andiamo a prendere un vinile classico. Sembra incredibile, ma non ci sta dentro. Questo perché? Perché è progettato in maniera tale che il cassetto, come vedremo, fuoriesce dall'apparecchio stesso. Le dimensioni sono di 32 cm per 21 per 9 cm. Si tratta di un apparecchio veramente difficile da trovare in queste dimensioni. Lo sportellino è a movimentazione manuale e cela i comandi. Vediamo adesso, premendo il tasto di play, come si muove la meccanica di alloggio del disco. Si tratta di un giradischi con movimentazione del piatto a cinghia e la fuoriuscita del carrello anche è eseguita da una cinghia, e il braccio è un classico braccio dritto che vede alloggiata una testina di casa Pioneer PC3MC, una testina ad alta uscita pur essendo una MC. Il cabinet è realizzato in metallo, completamente in metallo, ovviamente certe finiture come il cassetto sono in materiale plastico. In ogni caso il peso di questo apparecchio raggiunge quasi i 6 kg. Trattandosi di un apparecchio di queste ridotte dimensioni, direi un peso veramente notevole. Il piatto di alloggio in alluminio presso fuso, quindi veramente molto pesante, e vede l'alloggio di questo sensore, che è il sensore di presenza o meno del disco, quindi consente a questo, che è un giradischi automatico a tutti gli effetti, di riconoscere o meno la presenza di un vinile appoggiato sul piatto, di modo da evitare di poter danneggiare la puntina che abbiamo installato. Adesso andiamo a vedere anche come funziona questo giradischi. Apertura del vano manuale, poi andiamo a far espellere il cassetto premendo il tasto di start. Possiamo così posizionare il disco e premere nuovamente start. Il giradischi rientrerà quel tanto che basta per riconoscere la grandezza del disco e poterne permettere la riproduzione alla velocità corretta. Velocità che viene selezionata da questo selettore denominato speed, quindi 33 o 45 giri. Qui abbiamo
la possibilità di attivare la ripetizione del disco, quindi la ripetizione del disco quando questo stesso è terminato. Con questo tasto possiamo alzare il braccio e ci consente di poterlo spostare in sicurezza lungo l'asse di lettura. Adesso andiamo a posizionarlo verso l'interno del disco per vedere come si comporta la ripetizione. Il disco termina, il braccio torna in posizione di riposo, viene dato la possibilità di espulsione e poi ricomincia la riproduzione. È un automatismo che viene portato avanti appunto in autonomia dal giradischi. Se noi andiamo invece a togliere la ripetizione e premere il tasto di stop, il braccio tornerà nel suo alloggiamento, il disco fuoriesce e ci consente la sua rimozione. Andiamo adesso a posizionare un disco a 45 giri, ovviamente con il riduttore, e a premere i 45 giri di velocità e premiamo Start. Il piatto, come vedete, rientra leggermente di più e la testina va in appoggio nel punto giusto di inizio della riproduzione. Anche qui possiamo selezionare la ripetizione, eseguiamo l'alzata del braccio al termine del disco. Avrà luogo lo stesso iter automatico per poi ricominciare, riprendere una nuova riproduzione, ovviamente dello stesso lato del disco. Alla conclusione dell'esperienza dell'ascolto andiamo a far espellere completamente il vano di alloggio del disco, lo togliamo e andiamo nuovamente a premere stop, start in questo caso. Il giradischi noterà l'assenza del disco e rientrerà per tutta la sua strada e ci consentirà la chiusura del cassetto. Il posteriore, vediamo, abbastanza semplice, trova il cavo di alimentazione e l'uscita della testina, quindi del segnale audio analogico sul canale sinistro e il canale destro, e la presa di massa. Il connettore sulla parte superiore serve per l'interfacciamento con gli altri componenti Pioneer di quella serie. Il suono, come in tutti i giradischi, è dettato per la maggiore dalla testina. E quindi, ok, il Wovenflutter, la velocità di rotazione deve essere precisa e le varie possibilità di regolazione del braccio dicono la propria, ma fondamentalmente quello che estrapola il meglio dai solchi del disco è appunto la forma della puntina e la testina stessa in generale. E in questo caso abbiamo montato una PC3MC originale di Pioneer dell'epoca, una testina MC che veniva a equipaggiare anche giradischi di fascia più alta, sempre della casa nipponica, e una testina MC, dicevo, ad alta uscita, e probabilmente una delle poche all'epoca, perché adesso vanno forse per la maggiore oggigiorno, dove gli step up sono andati un po' scomparendo e quindi chi ha una testina MC deve necessariamente dotarsi di un preamplificatore fono di qualità, anche magari spendendo dei bei soldini. E questa appunto è una testina ad alta uscita che si interfaccia direttamente con gli stadi MM dell'amplificatore ed è una testina con delle caratteristiche veramente di pregio, perciò il suono è comunque in linea con quello che erano i dettami dell'epoca. Chi mi conosce sa che io non sono un amante della descrizione delle caratteristiche sonore e preferisco lasciare spazio a quello che è l'ascolto, all'orecchio, e anche perché comunque poi ho imparato con l'esperienza, venendo in contatto con molti clienti, che il giudizio dell'ascolto è molto soggettivo.
ho sentito esprimere giudizi completamente, diametralmente opposti da persone qualificate, comunque da persone che ascoltano i dischi, ma quindi mi sono fatto l'idea che appunto è molto soggettivo ed è inutile spendere troppe parole riguardo profondità o neri infrastrumentali, che poco lasciano se non a colorare quello che è l'immagine di chi parla. Quindi conclusioni. Eccoci alle conclusioni anche di questo video. Come abbiamo visto, si tratta di un giradischi un po' diverso dal solito, un po' particolare. Viste le sue dimensioni estremamente compatte, direi che può essere rivolto a chi abbia magari problemi di spazio, a chi non sappia dove inserire nel proprio ambiente un giradischi tradizionale, che ovviamente ha le dimensioni abbastanza importanti, mentre invece con questo apparecchio riesce a ridurre gli spazi in poco più di una scatoletta. È una soluzione ideale per chi magari usa non troppo il giradischi, quindi un utilizzo quasi saltuario, e comunque mantenendo una qualità di riproduzione molto fedele e in linea con quello che erano le esigenze e le aspettative di un tempo, ma anche del giorno d'oggi. Spero di aver soddisfatto le tue curiosità in merito a questo apparecchio. Se sei iscritto al canale, ti chiedo un favore. Ti chiedo di lasciare un commento qui sotto, ovviamente, e dove magari mi dici le tue curiosità, mi esprimi le tue opinioni anche sul video, su come ho realizzato il video. Vorrei cercare di migliorare sempre di più, quindi ho bisogno del supporto dei miei iscritti. E ovviamente, se non sei già iscritto, ti invito a farlo, magari se ti è piaciuto il video, comunque se ti piace gli argomenti che andiamo a trattare qua sul canale. E se lo fai, magari clicca anche la campanella, così rimani sempre aggiornato sul nuovo video caricato e su quello che viene proposto di nuovo. Nuovo, che poi ovviamente, come sapete, si tratta di elettronica vintage, quindi apparecchi che è difficile trovare anche recensiti su YouTube. Grazie ancora per essere arrivato fin qui e viva il vintage!